Va ora in onda Ritmi Urbani, la TV alla radio. Ritmi Urbani, notiziario di informazione culturale. Un programma ideato e condotto da Dario Andreano, con la speciale partecipazione di Monica Sarnelli. Inviati da Salto, Ciro e Francesca Andreano. E siamo ancora qui, Ritmi Urbani alla radio, Radio Amore Campania, per un'altra puntata molto interessante. Si parla di teatro, si parla di cinema, si parla di Massimo Troisi, perché la persona che avremo tra un attimo qui in onda è una persona molto legata a Massimo Troisi. Quindi, insomma, ve lo svelo in un secondo. Eccolo qua. C'è? Ce l'abbiamo, Stefano Veneruso. Benvenuto, come stai? Ciao, bene, eccoci. Ti abbiamo strappato alla preparazione di questa opera molto molto importante, Troisi, poeta Massimo, dico bene Stefano? Esatto. Raccontaci, perché sei impegnato, perché per il premio Troisi, per la 20ª edizione, l'edizione del 2020, c'è questa tua opera che va in scena il 27 dicembre e sarà fruibile attraverso lo streaming, attraverso la piattaforma premiotroisi.org. Sì, esatto. No, vabbè, insomma, che dire, il premio Troisi è una realtà bellissima che cresce sempre di più. Massimo ne sarebbe sicuramente orgoglioso e contento, e io sono felicissimo di esserci quest'anno con uno spettacolo che sono riuscito a mettere in piedi dopo anni. Cercavo di come dire, principalmente di portare in scena questi testi, questi video molto belli, anche alcuni veramente speciali di casa di Massimo, privati, e quindi quale occasione migliore, insomma, replicare. Siamo partiti 2 anni fa, abbiamo fatto un po' di repliche a Roma, a Napoli, al Maschi Angioino. È uno spettacolo molto, cioè, dove veramente parla Massimo, perché io ritengo che parlare di Massimo sia, almeno per me, insomma, abbastanza complicato, e quindi ho trovato questa chiave di racconto dove si alternano le canzoni che Massimo ha scritto con la Smorfia, quindi con l'Arena Enzo De Caro, con Pino Daniele, alle tematiche, quelle, diciamo, Napoli, i luoghi comuni, l'amore, la religione, e il testo sostanzialmente è tratto dalle interviste di Massimo, interviste rilasciate alla carta stampata, per cui si riconosce Massimo, ma in pochissimi conoscono, dove c'è tutto il suo genio, la sua ironia, il suo talento. Allora, Stefano, per chi non lo sapesse, per chi magari se l'è dimenticato, tu sei una persona molto legata a Massimo, perché, insomma, sei il nipote, insomma, proprio il nipote diretto, il nipote carnale, si potrebbe dire, visto che siamo a Napoli, sei il figlio della sorella di Massimo. Esatto. Il figlio della sorella, quindi, insomma, e quindi, diciamo, hai avuto, insomma, sicuramente una postazione privilegiata. Quindi noi tutti chiamiamo Massimo e lo ameremo sempre, come amiamo Pino Daniele, come ameremo Maradona, cioè tutti quelli che ci hanno fatto stare bene, che ci hanno reso orgogliosi da napoletani in questi anni. Ovviamente abbiamo un'invidia sana nei tuoi confronti, perché te lo sei goduto da vicino, e quindi hai sicuramente tante cose belle da raccontarci. Insomma, se ti va, intanto tu hai fatto l'aiuto regista per il postino, insomma, quindi anche in quel caso l'hai vissuto fino in fondo e fino alla fine, e lo hai vissuto umanamente ma anche professionalmente. Quindi, insomma, certamente tu 2 o 3 cose per Ritmi Urbani ce le devi dire, ce le devi raccontare, e noi insomma, saremo grati in eterno per queste tue dichiarazioni. No, figurati, vabbè, che dire, è stato un privilegio, seppur, cioè, io l'ho vissuto moltissimo da sempre, però in modo particolare nella parte purtroppo più dolorosa, cioè dove avevo lavorato, io avevo 24 anni quando sono iniziate le riprese del postino. E in quel periodo vivevo negli Stati Uniti, lavoravo con una distribuzione cinematografica e ci sentivamo spesso, no? E per cui quando ho capito questo suo entusiasmo, anche non era proprio tipico suo, insomma, però era proprio pazzo per questo romanzo, per questa storia, per appunto il postino di Neruda di Antonio Scarmeta. Al punto che arrivò veramente, lesse poche pagine e decise proprio
di farne un film. Quindi, insomma, nel tempo io mi ero sistemato in America, anche grazie a lui, studiavo, lavoravo, e quindi ero molto contento. Però questo entusiasmo, e meno male, decisi di lasciare tutto quello che, insomma, in un paio d'anni ero riuscito a costruire, e dico no, non posso perdere questa occasione, perché avevo soltanto lavorato in produzione con lui negli anni precedenti. E per cui ho vissuto questa esperienza straordinaria, perché quello è stato un set. Io poi in seguito ho lavorato a tanti altri set come aiuto, come assistente, prima di fare il regista ovviamente, e lì c'era proprio qualcosa di irripetibile, c'era proprio, dove normalmente era una cosa anche abbastanza solita sui set di Massimo, c'era un'energia speciale, perché lui era speciale. Ma su quel set c'era qualcosa di unico, c'era una consapevolezza anche, secondo me, seppur in questa fatica visibile, in questo dolore, ma anche in questa grande consapevolezza di Massimo. Sapeva che questo, purtroppo non ha visto nulla del film, se non qualche momento a casa la sera, perché lui in quel periodo si era trasferito da mia madre, qui a Roma, all'Infernetto. E la sera lui mi aspettava per vedere queste clip. Io poi ero agli inizi, quindi mi sfruttevo pure, come si dice. Passo lavoro, no? Perché le cose erano inquadrate. Però lì ci sono dei momenti magnifici. Per esempio, me ne ricordo uno. Il primo momento che Massimo, io tremavo con la videocamera, perché lui era molto severo, però lì era proprio completamente lasciato andare. Io mi infilavo dappertutto con sta macchina. Ero l'assistente della regia, ma allo stesso tempo avevo questo privilegio assoluto di fermare questi momenti. Erano momenti memorabili, tutti si sentivano, perché c'era Noiré e Massimo, il postino e il poeta, il discepolo e il maestro, sempre pronti, sempre su ogni take, su ogni ciak, c'era qualche cosa di speciale, di diverso. Per cui mi ricordo questo fatto del regista che gli chiede di ripetere diverse volte una cosa anche abbastanza semplice per un attore con la A maiuscola come Massimo, però Massimo aveva sempre questa grazia, questo modo così sempre gentile di porsi, no? Io dico anche poetico. E quindi gli disse: Massimo, la rifacciamo, insomma, la quinta, sesta. Massimo disse: la cimbra da voto. Grande! E poi si gira verso questa telecamerina mia, a pochi metri, a 3 metri, e dice: ma perché avevo fatto una volta? E Michael dice: no, perché ti vedo un po' preoccupato. Cioè Massimo stava guardando, stava leggendo, cercasi costino, provvisorio, ausiliario con bicicletta. E allora Massimo si gira verso la camera e dice: quando faccio uno che guarda, Michael dice sempre preoccupato. La mia attenzione è preoccupazione. Ecco, questo... però sempre con un sorriso, e Michael fa: è vero, col suo accento britannico. E le cose le risolveva sempre, questa era la sua grandezza. Io non l'ho mai visto innervosirsi oltre certi limiti, mai. Cioè, era sempre la persona più calma e più tranquilla. Era il Massimo, guarda, era il Massimo che conosciamo tutti, sempre. Questa era la sua, secondo me, grandezza, in casa, con gli amici, al lavoro. E difatti devo dire, quando è venuto a mancare, insomma, per tutti è mancato un parente, insomma, cioè non si è pensato alla star, al grandissimo artista, alla grande poesia, insomma, che ha trasmesso attraverso i film, attraverso la sua comicità, ma abbiamo perso tutti quanti veramente un amico. Cioè, c'è stata una commozione che veramente collego a quella di quando è scomparso Pino Daniele, quando è scomparso Maradona e qualche altro, insomma, veramente, insomma, sono uno di quelle persone ci mancano proprio nello stato di famiglia a tutti i napoletani, insomma, credo a tutti gli italiani. Assolutamente. Allora, supprimiamo, Stefano, questo momento, ci sentiamo un brano bellissimo da quella colonna sonora, pensavo fosse Amore, invece era un Calesse, e ci sentiamo O sai come fa cuore, ti piace? Beh, meravigliosa, è nello spettacolo, non a caso. Poi ne parliamo tra un attimo. Ok, allora sentiamo Pino Daniele, O sai come fa cuore. Tu stivi insieme a Nate e tu guardavi
primero tiempo a luce se innamora. Già si era fatta non so poi a me o sai come fuoco ora. Tu stivi insieme a me e tu guarda. Com'è successo amore che è venuto? Mai non mi arrende se voglia. Io no, io no. Non sai come fa cuore. Io no, io no. Quando sei sbagliato. Non sai come fa cuore quando sei sbagliato, no? Quando sei sbagliato. Torniamo, ritorniamo alla radio, la magia di Pino Daniele, di Massimo Troisi, che ritorna, che è assolutamente in auge nel 2020 e assolutamente in auge in questo momento a San Giorgio a Cremano, perché a Villa Bruno si stanno preparando degli spettacoli, delle proposte veramente interessanti che saranno fruibili attraverso la piattaforma messa a disposizione dall'organizzazione del Premio Troisi, quindi premiotroisi.org, per godere il 27 dicembre dell'opera Troisi Poeta Massimo. E abbiamo qui con noi, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, Stefano Veneluso, regista, autore di quest'opera, ma anche co-regista, insomma aiuto regista, per il Postino, insomma l'ultima opera che ci ha lasciato Massimo, e di tante altre cose. Insomma, se andate a leggere il curriculum di Stefano Veneluso leggerete insomma che ci sono tante cose che ha fatto in penso una ventina d'anni più o meno, non ormai di attività. Giusto Stefano? Anche 30, ho iniziato a 18 anni con Massimo, oltre 30, quindi. Ho 51, prossimo ai 52, ore, sono nato il giorno di Santo Stefano. Eh sì, tu festeggi praticamente compleanno con Massimo nello stesso giorno. Compleanno, un regalo, si è risolto il problema. Insomma. Allora Stefano, qualche anticipazione, quindi questo spettacolo il 27, insomma, che sarà appunto fruibile attraverso la piattaforma in streaming, quindi in maniera assolutamente gratuita a tutti quelli che vorranno, alle 21.15, che cosa succederà insomma in quest'opera così importante per te, ma importante anche per noi che amiamo Massimo?
come dicevo prima, secondo me è uno spettacolo molto, molto allegro, che fa riflettere, dove si toccano quelle tematiche, diciamo, care a Massimo, no? Si parla di Napoli, si parla del calcio, si parla della religione, della famiglia, e il tutto intervallato magicamente da brani, dai brani bellissimi che non molti conoscono, ma sono meravigliosi, della Smorfia. Ci sono dei brani veramente molto belli, interpretati da due ragazze meravigliose, giovanissime. Una è napoletana, si chiama Alessandra Tumolillo, che secondo me è un genio, voce e chitarra, altrettanto l'altra Alessandra Guidotti, straordinaria voce, e poi c'è un attore che racconta, insomma, tra le canzoni ci sono queste tematiche raccontate, quindi, e poi, diciamo, la grande sorpresa e questi due blocchi iniziali, uno che riguarda questi video, diciamo, di casa, privati, mai visti prima, insomma, sono visibili appunto soltanto in questo spettacolo, veramente interessanti, dove si scopre un Massimo, cioè più privato, no? Che gioca con gli amici. Ci sono anche delle cose che sono, sì, fatte con gli amici, però secondo me sono prove di cose che poi chi vuole ci vedrà sicuramente, delle cose che poi ha portato in televisione, eccetera. Secondo me gli amici non erano a conoscenza di questo. E poi c'è la parte finale che secondo me è meravigliosa, perché c'è tutta la parte di cui parlavo anche prima, che riguarda il postino, dei momenti straordinari di backstage. Bellissimo, siamo proprio curiosi, insomma, di poter assistere a quest'opera. Ricordiamo Troisi Poeta Massimo, domenica 27 dicembre ore 21:15, attraverso la piattaforma del Premio Troisi, premiotroisi.org. Però non finisce qui, perché il 28, giusto il giorno dopo, tu sei impegnato un'altra volta, perché sei impegnato con una serata importante, perché la finale dei vari concorsi, testo teatrale, sceneggiatura cinematografica, scrittura seriale di fiction televisive, però sei il presidente di giuria del concorso per il miglior cortocomico, e nell'occasione però c'è anche un'altra chicca, perché tu presenti cosa? Lo vuoi dire tu? Presento una cosa che mi emoziona tantissimo, e presentarla nella mia straordinaria San Giorgio a Cremano, perché io la porto nel cuore, perché ho vissuto i primi 15 anni della mia vita a San Giorgio a Cremano, e poi i miei genitori sono trasferiti a Roma. Quindi porto una cosa a cui ho dedicato anche un grande privilegio, insomma, molti anni, 7-8 anni, insomma, alcuni anni della mia vita, ed è un film, quindi presento il trailer di un film che è proprio ispirato alla vita, ma più che alla vita, alla personalità di Massimo. Non è, diciamo, un tale e quale show che magari molti si aspettano, con tutto, come dire, l'ammirazione per il programma, che però è un'altra cosa, no? E quindi è un trailer di questo film che ho girato proprio a ridosso del lockdown, e che ho finito di montare proprio adesso, quindi si è creata questa combinazione, dove comunque molto del film l'ho girato proprio a San Giorgio, quindi dai quasi la totale, quasi la totalità del film è stato girato appunto a San Giorgio a Cremano, e quindi per me è un momento straordinario. C'è anche un brano, si può sentire qualche accenno di vocalizzo, che c'è un brano inedito del meraviglioso Pino Daniele, cantato da Pino Daniele, un brano bellissimo che sembra proprio scritto apposta per il film. Non posso ancora svelare il titolo, ma è un brano straordinario. E quindi in questo caso abbiamo l'appuntamento lunedì 28 dicembre alle 21:15 dal romanzo di Anna Pavignano, Da domani mi alzo tardi. C'è questa presentazione in anteprima di questo trailer del film, insomma, quindi sarà qualche minuto a beneficio, insomma, di chi sarà collegato con la piattaforma per godersi la serata nella sua totalità, ma ci sarà un momento ancora dedicato. Quindi, insomma, mi sembra che stai facendo delle cose belle, insomma, di cui ti siamo tutti riconoscenti, perché ovviamente
il legame con Massimo sarà eterno, sicuramente per tutti i napoletani, non c'è dubbio, e ripeto, per gli italiani, e credo per tu che sei stato in giro per il mondo, probabilmente hai avuto un riscontro anche di quanto sia amato in giro per il mondo. Bravo, racconta. Questo è un tasto. Guarda, infatti il film è girato un po' in questa, cioè col fatto che ho vissuto molto all'estero, come dire, il film va molto in quella direzione, molto aperto al discorso interiore, al discorso di cuore, di testa, di idee, di pensiero di Massimo. E quindi è una storia dove la premessa è che Massimo non sia morto, quindi è un Massimo cinquantenne, così come è stato immaginato da Anna in questo meraviglioso romanzo, che io leggendolo sono rimasto proprio, come dire, veramente colpito, mi è piaciuto tantissimo, però ho detto come si fa a fare questo film? Si rischia inevitabilmente di cadere nella, tra virgolette, nella imitazione. No, poi si fanno tanti film di questo genere che riescono, però io non me la sono sentita, quindi l'ho lasciato da parte e dopo 2 anni mi sono svegliato un giorno con quest'idea che mi auguro, insomma, sia apprezzata. Chiaramente, come dire, l'impegno è stato totale e verso quella direzione. Massimo ci ha regalato dei momenti meravigliosi di esistenza proprio, non so come dire, di meraviglia, di amore. E quindi secondo me in quel rapporto, perché sostanzialmente è una storia d'amore, bellissima, immaginata da Anna Pavignano. E quindi io sono contento, insomma, vediamo innanzitutto quando uscirà, perché qui è un mistero, cioè noi abbiamo finito, dobbiamo solo fare il doppiaggio, perché il film è stato girato in lingua inglese, però come ogni film viene doppiato in italiano, e quello sarà un'occasione per avvicinarsi un po' con la voce, no? Perché l'attore è un attore straordinario, è John Lynch, molti ricorderanno per Sliding Doors, per George Best, la storia di George Best, un attore eccezionale, irlandese, ma con un'origine, la mamma è di origine italiana, credo, però lui è cresciuto in Irlanda, e dalla meravigliosa Gabriella Pession. Molti non sanno che Gabriella è americana, quindi parla inglese correntemente. Insomma, è fatto che me bello, molto. Ci racconti delle cose che già ci fanno venire i brividi. Allora Stefano, ci sentiamo un altro brano, sempre per rimanere, insomma, in quella atmosfera lieve, dolce, insomma, creata dai film di Massimo e dalla musica di Pino Daniele. Quindi ci sentiamo una canzone che ti sarà sicuramente molto molto gradita. Ci sentiamo quando? Pino Daniele, quando? A tra poco con Stefano Veneruso, Ritmi Urbani alla radio. Ciao! Forse in Africa, chi importa? Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato, ma io ho sete ancora. Perché penso al futuro. Tu dimmi quando, siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora, ancora. Vederti andar via fra i ricordi e questa strana pazzia e il paradiso che non esiste, chi vuole un figlio non esiste. Tu dimmi quando, ho bisogno di te almeno un'ora per dirti che ti odio ancora. Tu dimmi quando, lo sai che non ti avrò sul tuo viso, sta per nascere.
di o siete ancora, o siete ancora, e vivrò, sì vivrò, tutto il giorno per vederti andar via, tra i ricordi e questa strana pazzia, e il paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio no. Insomma, quando si sente la musica di Pino si pensa immediatamente a Massimo, insomma, il binomio bravo, inevitabile. Bravo, meraviglioso, mi ricordo proprio all'hotel, quello di fronte, insomma, a Castel dell'Ovo, Massimo con le cuffie di fronte che ascolta Pino, gli fa ascoltare il pezzo e dice: Anna, che tu stai portando? Si riferiva ad Anna Praderio che sta lì per intervistarli, no? Stile Pino Daniele. Che bello, che magia, che magia. Allora Stefano, una curiosità, insomma, le tue esperienze che hai fatto appunto in 30 anni circa di attività sono tutte importantissime, ce ne sono almeno due che, insomma, al di là, diciamo, del binomio, del collegamento con Massimo Troisi eccetera, che ci vuoi menzionare, che tu hai fatto veramente cose straordinariamente importanti, insomma, quindi è bello per noi, insomma, è un motivo d'orgoglio sapere che un napoletano, insomma, un sangiorgese doc sta facendo cose in giro per il mondo e le fa da tanti anni e le ha fatte già in età giovane. Sì, è una fortuna, guarda, quando parti con un film come Il Postino e poi ti proponi o ti capitano delle combinazioni, è capitato di lavorare su un set speciale come quello di Gangs of New York di Martin Scorsese o sulla Passione di Cristo, e poi la cosa forse che come dire, quasi un miracolo è stato la realizzazione di un film a episodi dove ci sono 7 grandissimi registi, anzi io dico 6 e mezzo, ma già mezzo è darmi troppo, c'è dei grandissimi registi, è un film che ho prodotto dove ci ho messo tanti anni, un film sulla condizione dei bambini nel mondo, è fiction, è un film vero e proprio che è uscito in tutto il mondo, che si chiama I Bambini Visibili, uscito nel 2004-2005, è stato il film italiano più venduto nel mondo. E quello è stato un momento straordinario, con una canzone di Tina Turner ed Elisa, un duetto dove io ho fatto il video musicale, insomma dentro c'è Spike Lee, Ridley Scott che racconta il suo segmento in Inghilterra, io a Napoli, nella mia meravigliosa Napoli, seppure sono momenti, diciamo, un po' insomma, complessi della città, insomma si racconta appunto la condizione non facile di alcuni bambini, c'è la parte americana con Spike Lee, la parte Est Europa con Emil Kusturica, John Woo, insomma ci sono 7, 6 nomi e mezzo, ribadisco, veramente stratosferici, e tutto nasce un po' da questa, che ci vuole, Massimo diceva, ci vuole fortuna e talento, ed è proprio vero. E poi ci vuole serietà, impegno, insomma, impegno costante, grande continuità, credo che alla fine quella poi sia il vero valore e la continuità, perché poi, come dire, il momento... Vedi, per esempio, di Massimo c'era una grande cura, cioè un'attenzione straordinaria. Massimo si diceva, anche lui si definiva pigro, ma Massimo era sempre con la testa a 200 all'ora, note, ricerche, studi, letture. Io mi ricordo i pranzi con lui, si finiva di mangiare, quando lavoravo con lui, mi chiamava in ufficio e diceva vieni, io stavo in ufficio, volevo cercare di essere ligio al lavoro, era vicino al lavoro, a casa, scusa, e lui mi chiamava e diceva no, vieni, dice, guarda, devo fare delle cose, no, vieni a mangiare a casa, perché magari era solo, okay, no? Diceva non è meglio di noi, dicevi, sono un po' padrona per giocare,
sì, pure sfortunato perché li devi vedere, ed era tutta la serie, io andava per autori, mi sono beccato a 18 anni tutta la serie di Ingmar Bergman, no? Dove lui mi guardava pure scottendo, no? E io mettevo là, però poi mi faceva piacere, era bello stare con lui, era qualche cosa di che non si può spiegare. Massimo aveva come la cosiddetta aurea, era un qualcosa di, perché o si giocava o si stava in silenzio. Massimo era molto silenzioso anche, però erano silenzi che magicamente riempivano. È una cosa che non so spiegare, cioè stare vicino a Massimo era meraviglioso sempre, ma da quando lo andavo a vedere a 7-8 anni, lui ne aveva 22-23, andavo a vedere la Smorfia, io me lo ricordo perfettamente. Cioè, dove c'era al Teatro San Carruccio, credo, no? Le prime repliche. Molto prima, a San Giorgio. Al famoso centro Teatro Spazio. Sì, mi accompagnava e io stavo lì, non c'era nessuno. E, oppure quando c'era qua un po' di pubblico, no? Tipo 5-6 persone, mi è capitato di salutarlo. Io lo salutavo, lui stava recitando, io facevo ciao Massimo, e lo salutavo finché non rispondevo. Quindi lui mi rispondeva, ciao Ste, seccato. Poi a casa mi diceva, tu mi salutava però dopo, no, devi salutare. Ero tremendo. E poi sì, grandi teatri sono arrivati, dove lui mi portava, no? Quindi bravo, il San Carluccio, mi ricordo il Metropolitan, dei pienoni incredibili, con un entusiasmo pazzesco, no? Bellissimo. Bello, Rete, staremo ore e ore, insomma, qui a parlare di Massimo, perché credo che tu abbia veramente tanti quegli episodi che ti sono nel cuore, chissà so quanto ti manca, voglio dire, ma forse la domanda da farti è quanto ti manca Massimo. Secondo me manca a tutti e si può immaginare, cioè, è incredibile pensare che siano passati 26 anni, perché è talmente, no, presente con quello che ci ha lasciato, no? Manca tantissimo, oggi soprattutto, no? Oggi veramente, però l'abbiamo avuto, no? C'è qualcuno che mi ha insegnato questo, meno male che l'abbiamo avuto, il suo grande amico Enzo De Caro mi ha insegnato questa cosa ed è vero. Sì. Teniamoci per buono quello che c'è stato, insomma, che è stato veramente di grande sostanza, di grande importanza. Stefano, ti ringraziamo tantissimo, ti facciamo un grande in bocca al lupo per questi appuntamenti prossimi, ma anche per tutto quello che farai di bello, insomma. Quindi, insomma, ricordiamo che il 27 dicembre, attraverso la piattaforma premiotroisi.org, c'è la possibilità di godersi questa opera Troisi Poeta Massimo, scritta e diretta da Stefano Veneruso, con tante cose belle in musica, insomma, in tante chicche che ci sono. E poi il 28 ci sarà questo trailer, questa anteprima del romanzo di Anna Pavignano, Da domani mi alzo tardi. Quindi, insomma, ci sarà una presentazione di qualche minuto di questo film che poi uscirà nei prossimi mesi. Detto questo, Stefano, noi chiudiamo con un brano sempre scritto da Pino Daniele, pochi lo sanno. In realtà è un brano che si chiama Assai, che faceva parte della colonna sonora di Mi manda Picone di Nanni Loi, all'epoca interpretato dalla grandissima Lina Sastri. C'è stato un rifacimento da parte della nostra Monica Sarnelli, che è il personaggio della regina dei ritmi urbani e sarà anche lei protagonista nell'ultima serata del premio Troisi, proprio con un omaggio a Massimo Troisi e a Pino Daniele. Quindi la canzone di Pino Daniele per chiudere. Ti ringraziamo tantissimo e ti facciamo veramente gli auguri per le cose, in bocca al lupo per le cose migliori, per tutto quello che desideri. Io vi dico evviva Radio Amore, evviva il lupo, evviva il premio Troisi, evviva San Giorgio a Cremano e forza Napoli sempre. Stefano, grazie. Grazie, grazie mille. Monica Sarnelli, Assai, alla prossima con Ritmi Urbani alla radio. Camminando si perde.
Già fa capire.